occupa di sostenere o di veicolare per quanto possibile degli eventi culturali, serate come queste, piuttosto che corsi, seminari, anche viaggi in giro per l'Italia, a caccia di mostre, per esempio, serate che possano avere a che fare con il benessere, con tutto ciò che è inerente, diciamo, alla bellezza. Quindi questa sera dedicata a un argomento particolare, la questione del Tibet. Abbiamo la fortuna di avere con noi degli ospiti molto importanti, molto preparati all'argomento, proprio perché la vivono e quindi vi raccontano la loro visione, nonché la loro esperienza diretta con questo paese enorme, con una fonte di cultura, di tradizione imparabile. Lascio appunto poi a loro la parola, non mi ci addentro minimamente. Della nostra associazione potete prendere dei foglietti informativi, così magari con più con calma riuscirete a capire in profondo ciò che tentiamo di fare, ciò che facciamo sul territorio. Oltre a Grigio Colore, in questo spazio che viene smontato e montato praticamente ogni tre ore, un po' come alla maniera nordica dell'architettura mobile, si fanno anche altre cose molto speciali. Infatti lascio un attimo la parola a Fabio, che è il presidente dell'associazione Altra Voce, Onlus, non so se qualcuno di voi la conosce sicuramente, che è appunto la nostra orchestra speciale, e ora magari riusciamo a capire perché di orchestra speciale. Grazie ancora. Tanto un paio di minuti affinché sappiate che sul nostro territorio c'è questo progetto. È un progetto innovativo da una parte e che invece ha alle spalle più di 30 anni di esperienza dall'altra. Una metodologia che si chiama musicoterapia orchestrale, è una musicoterapia diversa dal solito. Si utilizzano gli strumenti dell'orchestra sinfonica vera. E quindi i contrappassi, marimbe, violoncelli, solitamente questa stanza diventa una sala orchestra e noi vorremmo arrivare qua, arrivare ad avere un'orchestra integrata di Valle Camonica, che si chiamerà l'Orchestra Altra Voce, di cui faranno parte metà musicisti professionisti e metà musicisti speciali. Chi sono questi musicisti speciali? Sono persone, nel nostro caso bambini, ragazzi e adulti, con disagio mentale e psichico grave, dal ritardo cognitivo alla sindrome di Down, all'autismo, alle sindrome genetiche. E qui queste persone hanno la possibilità non solo in sé di esprimersi, però di ritrovare proprio se stessi nel vero senso della parola, dal punto di vista terapeutico, nel senso di riscoprirsi persone capaci e non più disabili. Quindi infatti potete vedere Mario, che è un nostro musicista di secondo anno, attualmente è al secondo anno di musicoterapia orchestrale, che sta suonando il violoncello, che è praticamente uno dei suoi strumenti preferiti, nel senso che riesce a suonarlo meravigliosamente. La nostra scuola, il nostro centro, propone un itinerario che si basa su un triennio, quindi le persone che si iscrivono qui affrontano proprio un triennio con dei coetanei di più o meno appunto della stessa età e il gruppo di terapisti che sono psicologi, musicisti, pedagogisti, che in quest'aula suonano tutti gli strumenti dell'orchestra vera suonando proprio la musica classica, quella vera, Shostakovich, Bizet, Beethoven, Bach e via dicendo. Vorrei che tutti siate a conoscenza di questo progetto, perché ci muoviamo sul territorio costantemente anche attraverso mercatini. A proposito, per le nostre pesche di beneficenza servono sempre oggetti nuovi o usati in buono stato, quindi se ne avete potete farci uno squillo e ci preoccupiamo noi del ritiro.
possono essere da CD, oggetti domestici, libri, strobili, qualsiasi cosa, però non sono veramente utili. L'ultima cosa, siamo riusciti a luglio ad arrivare al saggio del primo anno NTO, dove appunto anche Mario suona, e poi a settembre abbiamo attivato una nuova classe di adulti dai 20 ai 45 anni, un bel gruppone orchestrale direi, e abbiamo bisogno del costante aiuto di tutti per riuscire ad arrivare all'orchestra Alta Voce, quindi prima o poi fatevi sentire. Grazie, buonasera. Siamo un po' alle strette per certi versi, però con pazienza c'è tutto allestito sia qui che anche in parte nei corridoi, quindi se voleste anche uscire quando finirà tutto, date anche un'occhiata ai corridoi perché ecco, ne vale la pena. Ora io lancio solo un brevissimo video che serve un attimo a introdurci la serata e poi passo la parola ai nostri ospiti. In sostegno della non violenza